Un'estate anomala, temperature da caldo record che hanno destabilizzato e messo a rischio la salute soprattutto dei più fragili, ma soprattutto un'estate in cui i virus hanno spadroneggiato, rovinando in molti casi anche le tanto agognate vacanze. Tra questi la trasmissione dal morso del ragno violino, che ha mietuto anche qualche vittima nel nostro paese, o il vaiolo delle scimmie. Anche il Covid-19 non ha smesso di farci compagnia, tanti i casi registrati anche nella nostra regione e nell'agro nocerino sanese, con dati che vanno al di là dell'ufficialità. Sono stati in pochi infatti quelli che hanno ritenuto dover eseguire tampone di verifica, ma febbre, mal di gola, tosse, raffreddore sono i sintomi che in tanti, anche sulle spiagge, al mare, in montagna e in città, hanno riscontrato in queste caldissime giornate di luglio e agosto, con l'anticiclone africano che ha voluto tenerci compagnia, contribuendo forse in talune circostanze ad abbassare le difese immunitarie dell'organismo di molti per lo stress da caldo eccessivo. Nelle ultime ore una nuova variante del virus responsabile del Covid-19 sta rapidamente catturando l'attenzione degli epidemiologi. Si tratta della variante ricombinante XEC, apparsa per la prima volta a Berlino a fine giugno. XEC si è già diffusa in Europa, Nord America ed Asia. Di recente è stata rilevata anche in Italia con segnalazioni in Veneto, Trentino Alto Adige. Secondo gli esperti, XEC potrebbe diventare dominante nei prossimi mesi, cambiando il panorama delle varianti attuali. Pare stia crescendo infatti del 3,8% al giorno, 27% alla settimana, superando le varianti GN1 che hanno già in aggiunta mutazioni che le rendono competitive. Gli esperti hanno definito XEC come la variante con la crescita più rapida osservata finora. Non resta che continuare ad affidarci alla prevenzione, come ribatte anche il direttore sanitario del distretto 60 di Nocera Inferiore, Roberto Coletta. La storia della febbre del Nilo, abbiamo scoperto due casi poco tempo fa proprio all'ospedale a Salerno, è in fase di definizione se effettivamente c'è stato, perché poi è stato fatto anche un'azione di bonifica sul territorio del Cilento, che sembrava interessato da questo, però poi siamo ancora, non so le ultime notizie, non ve le so dire, però so che c'era il dubbio che non fosse stata la zanzara ma fossero state trasfusioni a trasmettere questo tipo di malattia. Ci sono delle attività che, ecco, vedo, devo saper riconoscere un nido di vespe, non mi ci devo avvicinare, che sennò vengo attaccato. Quindi la valutazione della scena è importante. Puntura degli insetti, sto in campagna, devo, che so, tagliare il prato, se non fare altre attività di giardinaggio, anche lì oggi ho la possibilità di proteggermi con sostanze che allontanano l'insetto, li uso, devo continuare a vivere però con prudenza. Alcune cose le posso usare senza che ci siano pericoli di nulla, lo uso. In un momento di evoluzione non lo so se è arrivato un insetto nuovo da chissà dove, questo non significa che devo campare sotto una campana di vetro. Cosa dobbiamo fare? Sicuramente attenzionare quelle che sono le nostre attività, l'igiene, così come l'abbiamo detto tante volte durante il Covid, poi l'abbiamo dimenticato presto, le mani nessuno se le lava più, tossisce o starnutisce senza proteggersi, certo. Già ci siamo dimenticati di tutto, e invece queste sono attività, precauzioni. Molte sono malattie maggiormente trasmissibili per via sessuale. Molto c'è da attenzionare, come sempre, l'igiene. Guardare sempre la scena. Guardarsi intorno, usare i giusti mezzi di protezione, però vivere serenamente. Ci sono stati casi che sono stati infettati da morsi di zanzare o insetti vari o api?
situazione, no, al momento non mi risulta se non quello che è stato già, cioè i casi che sono stati già pubblicizzati. Sono due i casi, e ripeto ancora.